deve guidare bene. Partono Huber e Tartaglia. La prima parte di gara è la più importante. È buono il tempo di spinta. Classifica, avevano svantaggio quasi di mezzo secondo. Sono ancora primi per ora gli italiani, anche se hanno il quinto tempo di manche al primo intermedio. Molto bene ancora. 40-68. Guida pulita da parte di Huber, che adesso addirittura recupera qualcosa. Siamo all'ultimo intermedio. Ed eccoci all'arrivo, gran velocità. Arrivano di gran carriera e sono primi. Huber e Tartaglia vincono questa gara di Coppa del Mondo a St. Moritz e probabilmente sono primi anche in classifica di Coppa del Mondo. La felicità degli azzurri. Grande giornata oggi sulla neve per i colori italiani, con il primo posto di Christian Gadina nella...